Mazara Sittin, ieri dei familiari dei marittimi sequestrati in Libia. Mazara controlli straordinari dei carabinieri, scattano 11 denunce e multe per oltre 9.000 euro. Castelvetrano aggredisce parenti e danneggia un'auto dei carabinieri, arrestato un 21enne. Edilizia, Lance Trapani sollecita la proroga del superbonus per dare fiato al settore. Mazzara ha giudicato il servizio annuale per la manutenzione della rete idrica comunale. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Sit-in ieri dei familiari all'aula consiliare dei familiari dei marittimi sequestrati in Libia. Poi gli stessi familiari si sono spostati nel Piazzale 15, presenti alcuni consiglieri, associazioni e il sindaco 15. Sentiamo. Siamo qua oggi non solo come associazioni cuochi e pasticceri provinciali, ma come cittadini, come padre di famiglia, come uomini, uomini che chiedono il diritto alla libertà. Il diritto alla libertà in questo caso per i nostri pescatori, perché mancano dalle proprie famiglie da molto tempo. Oggi siamo qua con queste divise bianche proprio per una forma di protesta del nostro lavoro, perché quando si esce la mattina da casa si esce per andare a lavorare, non per andare a rubare. E non è possibile che nell'anno 2020 ancora si rischi di essere sequestrati per il proprio lavoro. Noi siamo qua oggi per chiedere con grande forza e con rumore, con le nostre padelle, questo grandissimo disagio che sta vivendo tutta la nostra città, tutta la nostra categoria del mondo della ristorazione. Sì, perché sono i nostri pescatori, ci portano il nostro pescato e noi li vogliamo nella nostra città. Oggi sono 90 giorni che i 18 pescatori, uomini umili, sono stati sequestrati dalla Libia. Sono trascorsi 90 giorni, ben 3 mesi, dove questo continuo silenzio a noi fa male. E allora noi famiglie ci attiviamo per tenere alta la tensione, pur che siamo pochi, non ha importanza. Ma oggi vedo che molte persone stanno venendo a darci la solidarietà per far capire al mondo intero che rivogliamo gli uomini a casa. Se Tornerete di nuovo a Roma? c'è la necessità, torneremo nuovamente a Roma. Sì, perché il governo ci deve dare conto e soddisfazione. Il governo ci deve dire la realtà dei fatti qual è. Non della trattativa, perché a noi non interessa. Ma ci deve dire il tempo, a che punto è arrivata questa benedetta trattativa. L'auspicio è che trascorrino il Natale presso le loro famiglie qui a Mazara, a casa. Io sono ancora ottimista che questo possa accadere, perché l'azione diplomatica, quando è stata efficiente, ha avuto dei risultati, come quello di questa telefonata, che capisco possa sembrare poca cosa, ma dopo 2 mesi di assenza totale di disponibilità delle forze della Cirenaica che tengono sotto sequestro i nostri uomini, invece io ho considerato un primo segnale di sblocco delle trattative. Adesso c'è poco da dire. Occorre l'ultimo sforzo per portare a casa i nostri uomini che dovranno tornare a bordo dei loro pescherecci. Qualcuno dei familiari è tornato anche ieri a fare appello all'intera città e alla marineria. Questo appello lei come lo interpreta? Noi abbiamo registrato dei segni positivi e negativi in questa vicenda, che come sempre mette a nudo gli aspetti positivi e quelli negativi della nostra città. Sicuramente la cosa che mi ha davvero sorpreso, emozionato, è stata la forza, la determinazione e la compostezza delle nostre donne, mamme, figlie dei pescatori. Soltanto grazie a loro abbiamo portato al centro dell'attenzione dei media nazionale la vicenda dei pescatori Mazara del Vallo, che per il primo mese era passata davvero in un piano più che secondario. L'altro elemento che invece ci fa riflettere è quello che abbiamo davvero registrato, che Mazara continua a essere quasi addormentata, sedata, un tessuto sociale sfilacciato. Non tutta la marineria
si è riunita attorno ai familiari in questi 90 giorni così drammatici. Non tutta la città ha partecipato agli eventi e si è fatta sentire coinvolta, come se la cosa riguardasse soltanto qualcuno e non l'intera comunità cittadina. E non è importante il fatto che la marineria abbia perso peso e consistenza nel tessuto economico mazzarese. Qui davvero c'è da ricostruire un concetto di comunità. Il fatto che tutto quello che accade nella nostra città è una cosa che riguarda tutti noi e non soltanto qualcuno di noi. Controlli straordinari dei carabinieri di Mazara nella giornata di ieri, 11 sono state le denunce, sono scattate sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro il servizio. 11 persone denunciate, sanzioni per oltre 9.000 euro. Questo è il bilancio di alcuni controlli eseguiti ieri dai carabinieri della compagnia di Mazara con il 12° Reggimento Sicilia e il nucleo cinofili di Palermo. I controlli hanno riguardato tra l'altro il contrasto allo spaccio di stupefacenti e il rispetto delle misure per contrastare il Covid-19. I carabinieri hanno denunciato in particolare un 24enne mazzarese trovato con 100 grammi di marijuana, 7 grammi di cocaina. Nel quartiere di Mazara 2 poi i militari assieme al personale specializzato dell'Enel hanno eseguito controlli per contrastare furti di energia elettrica. All'esito dei controlli sono stati riscontrati 5 allacci abusivi e i responsabili saranno denunciati all'autorità giudiziaria. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, controllati 74 veicoli ed effettuati 29 perquisizioni personali. 3 persone sono state segnalate in qualità di assuntori alla prefettura di Trapani poiché trovati in possesso di una modica quantità di hashish e marijuana. Sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e sono scattate 18 sanzioni amministrative per l'inosservanza delle norme anti-Covid. A Castelvetrano un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri. Sentiamo. Un 21enne è stato arrestato ieri dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano in flagranza di reato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri si sono recati presso l'abitazione del 21enne a seguito di una richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa. Il giovane infatti a seguito del decesso del padre a causa dell'abuso di sostanze alcoliche si sarebbe scagliato contro alcuni parenti colpendoli con calci e pugni. Il 21enne avrebbe accusato i propri parenti a causa di alcune problematiche tra nuclei familiari di essere stati la causa della morte del padre avvenuta a causa di un arresto cardiocircolatorio, così come emerso da una ispezione cadaverica eseguita dal medico legale intervenuto sul posto. Il giovane avrebbe anche danneggiato l'auto di servizio dei carabinieri. Il 21enne, dopo aver rifiutato le cure dei medici del locale ospedale, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Proclamato lutto cittadino oggi a Petrosino, lo ha disposto il sindaco Gaspare Giacalone a seguito della morte di Enza Divisi, giovane mamma petrosilena deceduta a causa del coronavirus. Il primo cittadino ha disposto bandiere a mezz'asse in tutti gli edifici pubblici e saracinesche abbassate durante il passaggio del feretro. Sbarchi sulle coste siciliane, un altro scafista è stato arrestato dalla polizia di Trapani. Il servizio.
Un presunto scafista è stato arrestato a Bari nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile di Trapani in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Trapanese su richiesta della locale procura. L'uomo sarebbe stato alla guida di uno dei gommoni soccorsi dalla nave Open Arms il 10 novembre scorso al largo delle coste libiche. Il natante, con 90 persone a bordo, era stato raggiunto dall'imbarcazione di soccorso che ha preso a bordo tutti i migranti. Gli uomini della squadra mobile di Trapani, a seguito delle indagini, hanno individuato il presunto scafista ascoltando anche diverse testimonianze dei migranti a bordo del peschereccio sul quale si trovavano. Gli investigatori della questura trapanese, in collaborazione con la polizia di Bari, lo hanno rintracciato e condotto in carcere. Al giovane scafista, un ventunenne di origine sudanese, è contestata l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata. Lo scorso weekend la Guardia Costiera di Mazara ha donato tramite il Banco Alimentare 730 kg di pesce fresco sequestrato a un peschereccio iscritto nel registro della Capitaneria di Porto locale. La donazione, fa sapere la Diocesi di Mazara, è avvenuta in parte alla Fondazione Semmito Onlus, in parte all'Associazione AIPS, sezione Trasmazzaro. Alla Fondazione sono toccati 520 kg di pesce, destinato così alle mense fraterne di Marsala e Mazara ed alcune caritas parrocchiali che lo hanno distribuito a famiglie bisognose. All'associazione APS invece sono stati assegnati 210 kg che ha distribuito il pesce a nuclei familiari assistiti dalla stessa associazione. Il comune di San Vito Lo Capo si è dotato del registro delle disposizioni anticipate di trattamento, noto anche come testamento biologico. Il Consiglio Comunale, infatti, riunitosi lo scorso 27 novembre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, ha approvato all'unanimità il regolamento relativo all'istituzione del registro, le modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento. Il regolamento sulle DAT, dichiarato il sindaco Giuseppe Peraino, è un segno di civiltà, di rispetto della dignità e della volontà della persona, anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. Sono lieto, assieme alla mia amministrazione e all'intero consesso civico, maggioranza e opposizione, che il comune di San Vito Lo Capo si sia dotato di questo fondamentale strumento. Parliamo adesso del super bonus. Il presidente dell'ANCE Trapani Ferrara ha scritto ai parlamentari trapanesi. Sentiamo. Il presidente di ANCE Trapani, Rosario Ferrara, ha scritto ai parlamentari della provincia di Trapani per sostenere la proroga del super bonus del disegno di legge bilancio all'esame del Parlamento, tenuto conto, ha dichiarato lo stesso Ferrara, del fatto che lo stesso governo ne ha sottolineato l'urgenza. Ciò darebbe fiato all'edilizia, settore volano nell'industria. In particolare il presidente Ferrara sottolinea che è assolutamente necessario ed urgente che la manovra di quest'anno preveda anche la proroga, perlomeno sino al 31 dicembre 2023, dei super bonus a 110% introdotti dalla legge 77/2020. Tale misura, come è evidente, può rivestire una importanza strategica non soltanto per rimettere in moto l'economia del Paese, ma anche per il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. Il presidente di ANCE Trapani poi pone l'accento sul fatto che la stessa Europa ne ha riconosciuto la piena rilevanza. Ferrara evidenzia anche che la scadenza attualmente prevista al 31 dicembre 2021 non tiene in giusta considerazione la tempistica richiesta dai lavori agevolati che va dall'approvazione degli interventi, resa ancora più difficoltosa dalla sospensione delle assemblee condominiali a causa delle misure di contenimento da contagio Covid-19, alla fase progettuale, dall'esecuzione materiale dei lavori sino agli accordi in merito alla cessione degli stessi bonus a soggetti terzi o alla possibilità di concordare lo sconto in fattura con l'impresa esecutrice. La proroga avrebbe importanti ricadute sull'economia e sull'occupazione. L'ANCI infatti stima in 6 miliardi l'anno la spesa aggiuntiva legata al superbonus.
Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. In aula oggi in videoconferenza, in particolare il Consiglio Comunale di Mazara. La seduta si è aperta questa mattina con il capitolo delle comunicazioni, un capitolo alquanto corposo che ha spaziato su diverse tematiche. In primo piano tanti gli interventi dei consiglieri comunali sulla vicenda dei 18 marittimi attualmente fermati in Libia e sul Covid-19. Altri interventi hanno riguardato la vicenda dei nitrati nell'acqua e disagi provocati alle famiglie del Trasmazzaro e Tonnarella. Non sono mancate alcune annotazioni da parte delle forze politiche di opposizione sullo stato di degrado che si respira in città e sullo stato di abbandono delle periferie, annotazioni e critiche naturalmente contestate dai consiglieri di maggioranza che hanno applaudito alla buona azione amministrativa del sindaco Quinci. E a proposito del sindaco e della giunta, è arrivato in aula un durissimo attacco da parte del capogruppo di Via Pietro Marino, che a muso duro ha ribadito quella che ha definito come un'assoluta inefficienza dell'attuale squadra amministrativa, al punto tale da chiederne un passo indietro con le dimissioni. Critiche alle quali ha risposto il sindaco Quinci, dichiarando le tante iniziative amministrative già portate in esecuzione, quelle che si stanno portando avanti nella piena osservanza del proprio programma elettorale. Tre punti in trattazione per il Consiglio Comunale e anche una variazione al bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale di Castellammare ha approvato la variazione al bilancio di previsione che per il 2020 prevede una manovra di 1.776.000 euro. 14 consiglieri presenti nella seduta convocata su piattaforma a distanza dal Presidente Di Filippo. Il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli di 11 consiglieri. Parliamo adesso della rete idrica comunale di Mazara. Sarà l'impresa GRM Costruzioni di Alcamo a garantire la manutenzione ordinaria. Sentiamo. Sarà l'impresa GRM Costruzioni di Alcamo a garantire la manutenzione ordinaria della rete idrica comunale di Mazara per la durata di un anno. Lo ha reso noto il Comune. La procedura negoziata, alla quale hanno partecipato 19 imprese, delle quali una esclusa, si è conclusa con l'aggiudicazione all'impresa GRM di Alcamo, che ha operato un ribasso del 23,91% sull'importo a base d'asta di 54.858 euro per un importo di circa 45.000 euro. L'impresa, a seguito di segnalazione da parte del Comune, si legge in una nota, dovrà essere prontamente in grado di eliminare nell'intero arco delle 24 ore giornaliere gli eventuali stati di pericolo segnalati. Per interventi di manutenzione ordinaria dovrà intervenire con un tecnico specializzato ed un operaio del Comune. Il patrimonio interessato dalle prestazioni è costituito da un impianto ubicato in Contrada Ramisella, due pozzi ubicati sempre in Contrada Ramisella, un impianto di distribuzione idrico che si trova in Contrada Affacciato, ovvero alla Casa dell'Acqua, 11 pozzi con relativa apparecchiatura elettromeccanica che si trovano in Contrada Fiumara, ed ancora un impianto di distribuzione idrica ubicato in Contrada San Nicola, due pozzi ubicati sempre in Contrada San Nicola con relativa apparecchiatura elettromeccanica ed infine un pozzo con relativa apparecchiatura elettromeccanica che si trova in Contrada San Miceli. È tornato restaurato in cattedrale a Mazara il simulacro dell'Immacolata, attribuita per impostazione iconografica e per la tipologia di intaglio alla scultore Filippo Quattrocchi. Sulla statua si era reso necessario un intervento di restauro. Insetti avevano attaccato l'opera, soprattutto nella parte inferiore. A livello strutturale l'opera presentava lesioni passanti nel legno. Così si è reso necessario l'intervento dei restauratori Antonino e Rosalia Teri. Sono state
ricostruite le parti mancanti e sono state ripristinate le vernici con integrazione pittorica. Della stessa scuola delle Quattro Occhi, altre statue dell'Immacolata, simili a quella che si trova in cattedrale a Mazara, sono esposte anche a Partanna e Realmonte. È stato costituito a Mazara il Circolo Giovani del Movimento Diventerà Bellissima. Presidente del Circolo Francesco Ferrara, che sarà coadiuvato da Valerio Armata, vicepresidente. Il Circolo lavorerà su macro aree di riferimento e ha individuato per ognuna soggetti con studi specifici nei settori assegnati. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo Terza Pagina. Grazie per averci seguito. Arrivederci.